Carissimi amici di Ventre Monsoni Web Radio, un carissimo saluto e benvenuti a questo tredicesimo appuntamento. Tredicesima puntata, domenica 8 aprile. Abbiamo veramente molte cose da raccontarvi oggi in questo nostro spazio web radiofonico del nostro gruppo Facebook Ventre Monsoni, che vi ricordo è il blog ventremonsoni.altervista.org. Oggi avremo un graditissimo ospite del mese, come del resto ogni mese abbiamo degli ospiti veramente molto piacevoli con cui è gradevole conversare con loro e fare appunto una chiacchierata su tutto ciò che concerne la cultura, l'arte. E in particolar modo oggi avremo con noi l'autore e attore Giuseppe Ascolese. Successivamente, invece, spazio alla presentazione di una raccolta antologica un po' curiosa su un tema veramente non così banale né scontato, ma una sfida che Antologica Atelier ha voluto proporre ai suoi autori, e la raccolta antologica che andremo a presentarvi si intitola La Borsa. Spazio poi, come consueto, alla rubrica cordialmente Anita di Anita Rota, e poi per i grandi autori oggi parleremo di Khalil Gibran. Io sono molto contento e voglio aprire così questa puntata di Vento Emozioni Web Radio introducendovi l'ospite che abbiamo qui con noi oggi nel nostro spazio dell'ospite del mese, ovvero sia l'autore-attore Giuseppe Scolese. Ciao Giuseppe, benvenuto qui da noi. Grazie a te, Mattia. Una domanda: chi è Giuseppe Scolese? Bene, allora faccio un piccolo riassunto di quello che può essere quello che sento di me. Io sono nato il 6 febbraio del 1955 in un paesino in provincia di Avellino e come tanti la mia famiglia è emigrata qui al nord in cerca di fortuna. La mia infanzia è stata molto travagliata perché sono secondogenito di 8 figli, quindi una famiglia numerosa, puoi capire bene. Sì. Fin da ragazzino però avevo un desiderio infinito di conoscere e imparare, però le condizioni economiche della mia famiglia non me lo hanno permesso, non mi hanno consentito di proseguire gli studi. Quindi, terminato le scuole medie inferiori, ho dovuto iniziare a lavorare come tipografo, che dico è una bella professione, tipografo perché dovevo maneggiare i caratteri di stampa ed è una cosa che mi è piaciuta parecchio. Ho finito le scuole medie inferiori, come ho detto, e quindi quello che ho potuto imparare l'ho imparato come tanti, Eh come sì. Eh tante persone all'università. Io la chiamo l'università della vita. sì, è vero. Credo di essere un uomo semplice e curioso, perché ogni volta che apprendo una cosa che non conosco mi sento felice, sì, come i bambini, no? Forse perché sono curioso, ecco, la mia caratteristica forse è questa, mi sento curioso di apprendere ogni cosa di qualsiasi genere, ogni cosa che riesco ad imparare, dico, oh, però oggi ho imparato una cosa nuova. Di conoscere, Ok. esatto. Ho iniziato a scrivere poesie all'età di 8 anni e da quel momento non ho più smesso. Da circa 13 anni poi faccio teatro. Che ritengo che sia il gioco più bello del mondo. Ho una compagnia, sì, il teatro, cioè i bambini fanno. Io quando vedo i bambini giocare, vedo il teatro perché loro credono vero il gioco che fanno, capisci? Per Sì. loro non è. Il loro gioco è una realtà, il teatro è cos'è alla fine? È una finzione, ma rappresenta comunque una realtà. Una realtà, vero. Bene, la mia compagnia l'abbiamo chiamata Non sa da fare. Abbiamo preso a prestito un rigo dei Promessi Sposi, la famosa frase questo matrimonio non sa da fare. E da lì abbiamo dato il nome alla compagnia. Inoltre ho collaborato con un teatro qui a Busto, si chiama Teatro Sociale. È il teatro più importante, questo teatro è 150 anni come minimo, di preciso non lo so, ma sotto la regia di Delia Caielli.
Questa è una regista storica del teatro che è scomparsa 3 o 4 anni fa. Con lei ho imparato molto per quello che riguarda il teatro. Ho partecipato con lei alla messa in scena di un'opera di Bertolt Brecht, Il cerchio di gesso del Caucaso, un dramma, 4 ore di spettacolo, Ah, però. 4 ore, memorabile, è rimasta nella memoria storica del teatro questa cosa. Poi il 27 gennaio di ogni anno con lei abbiamo, e con altri aspiranti attori che abbiamo imparato molto da lei, abbiamo messo in scena le giornate della memoria. Sai che il 27 di gennaio ricorre la giornata della memoria ed è stato, lei è stata per noi un grosso riferimento, uno stimolo per apprendere la bellezza, lo stupore e la meraviglia di questo immenso palcoscenico che è la vita. Esatto, sì, è vero, proprio mi ritrovo molto nelle parole che tu dici. Volevo chiederti, che cosa è per te la poesia? Tu scrivi anche poesie. Certo, all'età di 8 anni ho cominciato a Sì. scrivere poesie. Per me la poesia è come una droga, ecco, dire in parole povere è come una droga, non riesco a farne a meno. Sì, non è semplice rispondere a questa domanda, Sì. perché pone sempre dei grandi interrogativi. Probabilmente la poesia è un atto d'amore, ma credo che sia anche un atto di follia. Potrei dire della poesia, ecco, potrei dire della poesia, amore mio, ti dono la mia anima, poiché ero disperato fino al punto che per amor tuo ho conosciuto la follia. La Bella. poesia è anche passione e necessità. In fondo ogni gesto umano è intriso di poesia. Coltivare un fiore, preparare un pranzo, guardare un tramonto, sorridere, piangere. Dietro ogni gesto apparentemente scontato, sempre si cela una briciola di poesia. In fin dei conti siamo tutti poeti, È tutti vero. abbiamo una certa dose di follia. Quando apriamo la penna, non sappiamo ancora le parole che la nostra follia ci imporrà di scrivere su quel foglio immacolato. Tant'è che a volte ci immaginiamo e ci meravigliamo di quello che abbiamo scritto e diciamo noi stessi, ma questo l'ho scritto io. Ci sono delle poesie che mi hanno strappato le lacrime dagli occhi quando tanta è stata l'emozione provata. E la stessa emozione la sento quando leggo i vasti poeti dell'universo letterario mondiale, e anche spesso con un po' di invidia. Ci sono poesie che hanno una forza, una bellezza così potente da farmi esclamare: vorrei averla scritta io. Sì, capita anche a me. L'infinito di Leopardi, per esempio, una poesia che secondo me ha una musicalità quasi perfetta. Io l'ho recitata in pubblico diverse volte, abbinando come sottofondo musicale l'intermezzo di Mascagni. Ah, però. Vi posso garantire, no? Vi posso garantire che questa poesia con l'intermezzo di Mascagni è la pelle d'oca. Non so, hai magari una poesia sotto mano che ci vuoi magari recitare? Anche se Sì. vuoi. Sotto le clessidre, sotto le clessidre che portano la pioggia, cadono i secondi, i minuti granelli di sabbia. Il giorno del mio 60° compleanno, l'ultimo granello si era inceppato in maniera naturale, perché nulla vi è di più innaturale nel corso degli accadimenti. Domani o un altro giorno, non importa, mi addormenterò sull'erba che amo, stringendo nel pugno l'ultimo sogno. Un grano di tenera terra profumata di bosco. Spero che siano tanti i bambini che calpestando l'erba avvertiranno gli antichi passi del nonno e ascolteranno come fosse il suono magico dell'uomo il mio grido di stupore per la vita. Avete visto scorrere i fiumi della mia terra interna, le ossa che sono state montagne e colline, gli occhi a forma di lago, circondati dagli alberi immensi delle ciglia. Vi farò il solletico, bimbi, con i miei fili d'erba sotto i vostri piedi e vi racconterò del mistero delle favole, nei grandi e sconfinati progetti d'allegria. Vi soffierò nella bocca i suoni e i canti dei semplici. Vi nasconderò la tristezza e il desiderio del mondo, perché ho sempre voluto essere un filo d'erba che stretto fra le dita producesse con l'aiuto del vento e della bocca mia un suono di stupore e meraviglia.
Ascolterete allora il miracolo dell'erba. Vedrete correre la formica, cantare la cicala e il grillo, brillare la lucciola, scavare la talpa, strisciare il lombrico. Vedrete la luna e le stelle scendere ogni sera e accendere le loro fiammelle per dire ancora una volta, e ancora, e ancora, e ancora. Siete fatti di terra e di vento, di materia e di amore. Complimenti, veramente molto molto emozionante, veramente. Grazie, Tu hai pubblicato dei libri di poesia, però, se non erro, ce ne vuoi magari parlare? grazie. La poesia non si vende, non c'è un solo poeta al mondo che sia riuscito a campare vendendo poesia. Tutti scrivono, ma pochi leggono. Allora, nel 1974, ero un poco più che un ragazzo, come ti ho detto, lavoravo in una tipografia. Avevo 14 anni. Quindi col permesso del mio datore di lavoro stampai con le mie mani il mio primo libretto di poesie, che si intitolava E tanto di tanto amore. Ovviamente erano poesie adolescenziali, intrise di ideali, di utopie, che io credevo di aver scritto un capolavoro, ero giovane, immaturo. Mi serve una copia e ogni tanto vado a rileggerlo. E ricordo tutto il lavoro fatto per comporre i caratteri, metterli in stampa e l'entusiasmo che provavo nel vedere imprimere le pagine di qualcosa che era mio. Poi nel 1991 scrissi e pubblicai a mie spese una raccolta di 23 poesie dal titolo Mia Primavera. E queste le ho scritte per rappresentare un trasognato senso di infinito, di musiche dolci e di fioriture. E anche oggi, rileggendole, mi pare di sentire diversi in verso i delicati profumi dei mughetti, delle primule, delle prime violette. Ho voluto esprimere in esso una visione del mondo magica e favolistica, così che il lirismo della parola diventa un idillio emotivo che si ritrova in un sognare trascendente e non sull'arida terra. L'ultima pubblicazione l'ho fatta nel 1915 presso Antologica Atelier Edizioni, una raccolta dal titolo Via delle Stelle, Angolo Paradiso, da cui ho tratto quella poesia che ti ho recitato poco fa. Sicuramente la raccolta che oggi amo di più, ci sono delle poesie autobiografiche, problematiche, di grande totale, ma sempre con uno sguardo al cuore degli ultimi, di chi soffre di ingiustizia. Mi sono narrati luoghi e situazioni che non ho mai vissuto, che sento essere così reali, che ho motivo di credere di avere semplicemente ricordato fatti e luoghi di vite passate. Volevo chiudere chiedendoti se ci sono dei progetti futuri nell'ambito poesia o anche nell'ambito del teatro. In questo periodo facciamo gli spettacoli con la mia compagnia e poi sono anche in un altro gruppo dove fino a poco tempo fa avevo fatto anche un po' di cabaret, di lettura di poesia. Abbiamo fatto un bello spettacolo di lettura di poesia di Gianni Rodari per i bambini in una scuola. Lui mi è piaciuto molto. Progetti per la poesia mi piacerebbe, sì, sto pensando di fare magari una serata di poesia, però leggendo delle poesie, però con la musica, perché ho notato che se c'è una musica di sottofondo, le persone ascoltano più volentieri la poesia. Ringrazio Giuseppe Scolese per essere stato qui con noi, Avventure Emozioni Web Radio. Grazie, Giuseppe. Grazie a te, Mattia. Matteo, Mattia. Mattia, giusto. Mattia, grazie. Sotto le clessidre. Sotto le clessidre che portano la pioggia, cadono i secondi, i minuti granelli di sabbia. Il giorno del mio 60° compleanno, l'ultimo granello si era inceppato in maniera naturale, perché nulla vi è di più innaturale nel corso degli accadimenti. Domani o un altro giorno, non importa, mi addormenterò sull'erba che amo, stringendo nel pugno l'ultimo sogno, un grano di tenera terra profumata di bosco. Spero che siano tanti i bambini che calpestando l'erba avvertiranno gli antichi passi del nonno e ascolteranno come fosse il suono magico dell'om il mio grido di stupore per la vita. Avete visto scorrere i fiumi della mia terra interna,
le ossa che sono state montagne e colline, gli occhi a forma di lago, circondati dagli alberi immensi della ciglia. Vi farò il solletico, bimbi, con i miei fili d'erba sotto i vostri piedi, e vi racconterò del mistero delle favole, nei grandi e sconfinati progetti d'allegria. Vi soffierò nella bocca i suoni e i canti dei semplici. Vi nasconderò la tristezza e il desiderio del mondo, perché ho sempre voluto essere un filo d'erba che, stretto fra le dita, producesse con l'aiuto del vento e della bocca mia un suono di stupore e meraviglia. Ascolterete allora il miracolo dell'erba, vedrete correre la formica, cantare la cicala e il grillo, brillare la lucciola, scavare la talpa, strisciare il lombrico. Vedrete la luna e le stelle scendere ogni sera e accendere le loro fiammelle per dire ancora una volta, e ancora, e ancora, e ancora. Siete fatti di terra e di vento, di materia e di amore. Complimenti, veramente molto molto emozionante, veramente. Grazie, Tu hai pubblicato dei libri di poesia, ora, se non erro, ce ne vuoi magari parlare? sì. La poesia intinge la sua penna nel calamaio del genere umano. Tutti nella vita abbiamo scritto almeno una poesia. Io ne ho scritte così tante che ne ho perso il conto. Nella mia vita poetica posso contare sulle dita della mano i concorsi a cui ho partecipato. Non mi ha mai attratto. Accumulare dei premi non è nelle mie corde. Le poesie io le dono gratuitamente ogni giorno attraverso i social e agli amici. La poesia non si vende. Non c'è un solo poeta al mondo che sia riuscito a campare vendendo poesia. Tutti scrivono, ma pochi leggono. Allora, nel 1974, ero un poco più che un ragazzo, come ti ho detto, lavoravo in una tipografia. Avevo 14 anni, quindi col permesso del mio datore di lavoro stampai con le mie mani il mio primo libretto di poesie, che si intitolava E tanto di tanto amore. Ovviamente erano poesie adolescenziali, intrise di ideali, di utopie, che io credevo di aver scritto un capolavoro, ero giovane, immaturo. Mi serve una copia, ogni tanto vado a rileggerlo. E ricordo tutto il lavoro fatto per comporre i caratteri, metterli in stampa e l'entusiasmo che provavo nel vedere imprimere le pagine di qualcosa che era mio. Poi nel 1991 scrissi e pubblicai a mie spese una raccolta di 23 poesie dal titolo Mia Primavera. E queste le ho scritte per rappresentare un trasognato senso di infinito, di musiche dolci e di fioriture. E anche oggi, rileggendole, mi pare di sentire diverso in verso i delicati profumi dei mughetti, delle primule, delle prime violette. Ho voluto esprimere in esse una visione del mondo magica e favolistica, così che il lirismo della parola diventa un idillio emotivo che si ritrova in un sognare trascendente, e non sull'arida terra. L'ultima pubblicazione l'ho fatta nel 1915 presso Antologica Atelier Edizioni, una raccolta dal titolo Via delle Stelle, Angolo Paradiso, da cui ho tratto quella poesia che ti ho recitato poco fa. Sicuramente la raccolta che oggi amo di più, ci sono delle poesie autobiografiche, problematiche, di grande sociale, ma sempre con uno sguardo al cuore degli ultimi, di chi soffre di ingiustizia. Mi sono narrati luoghi e situazioni che non ho mai vissuto, che sento essere così reali che ho motivo di credere di avere semplicemente ricordato fatti e luoghi di vite passate. A volte mi risulta familiare parlare di luoghi che non ho mai visitato, come se rivedessi avvenimenti di un déjà vu. Infatti, un mio caro amico, al quale ho regalato una copia di questo libro, dopo aver letto una poesia in cui parlo di Parigi, mi ha detto: ma ti sarà piaciuto molto visitare quella città? E io risposi: non saprei come risponderti perché non sono mai stato a Parigi. Ecco. E questo è capitato anche a me in una poesia che ho scritto in un libro relativo però a Venezia. Infatti mi è stato chiesto: ma quindi tu sei stato a Venezia? Io ho risposto: no, ancora non sono stato, quindi ho descritto un po'. Questo capita, eh? Sì, capita, ma a me capita spesso, non lo so, di
anche di andare in luoghi e poi di dire: ma io qua ci devo andare, io questa cosa l'ho già fatta. E allora non lo so, perché non è che credere che esistano più vite, cioè non è uno dire Certo. credo o non credo, perché non siamo delle prove certe, però sono portato a credere che forse abbiamo già vissuto altre vite su questa terra. Concordo con te. Giuseppe, io sarei ore e ore a parlare naturalmente con te, ma i tempi della radio sono sempre quelli, come sappiamo, però volevo chiudere chiedendoti se ci sono dei progetti futuri nell'ambito poesia o anche nell'ambito del teatro. Progetti futuri, guarda, alla mia età il futuro è sempre il giorno che deve venire, cioè ho già 63 anni, si fanno progetti a lungo termine. Richieste di partecipare ad eventi me ne arrivano un sacco, a volte sono costretto anche a rifiutarne, perché un po' perché non ce la faccio, un po' perché ho anche una famiglia, Certo. no, in questo periodo facciamo gli spettacoli con la mia compagnia e poi sono anche in un altro gruppo dove fino a poco tempo fa dove ho fatto anche un po' di cabaret, di lettura di poesia. Abbiamo fatto un bello spettacolo di lettura di poesia di Gianni Rodari per i bambini di una scuola. Lui mi è piaciuto molto. Progetti per la poesia mi piacerebbe, sì, sto pensando di fare magari una serata di poesia, però leggendo delle poesie, però con la musica, perché ho notato che se c'è una musica di sottofondo, le persone ascoltano più volentieri È vero. la poesia, sono più attratte, perché la musica è come se fosse un complemento alla poesia. La rende più bella. Sì, gli dà un qualcosa in più, un valore aggiunto. L'ho notato anch'io nelle varie reading o presentazioni che con l'accostamento della musica la poesia, non so, diventa qualcosa in più. Quindi è così. Pubblicazioni di altre poesie, hai in mente magari di pubblicare un altro libro oppure. Non lo so, per il momento no. Per il Sì, momento. mi piacerebbe, anche perché, cioè ripeto, gli editori non è che ti pubblicano i libri di poesia, ho già fatto di pubblicare romanzi, le poesie non te le pubblica nessuno perché non si vendono. Io queste poche cose che ho fatto le ho sempre fatte a mie spese, poi alla fine le ho regalate agli amici e conoscenti. Se ne farò un altro, sarà sempre per questo, magari in occasione del Natale, di qualche Natale, direi, quest'anno faccio un altro libro per regalarli a me, piuttosto che regalare altre cose, regalo il mio libro di poesia. Bene, sì, è un bel Penso regalo, eh. che facciamo tutti così noi poeti, diciamo, poeti non famosi, tra virgolette, non famosi. Esatto, ma è un modo di condivisione, diciamo, di condividere un Esatto, po'. di condividere le nostre cose con gli altri. Poi ovviamente vabbè, io vado a leggermi tutte le poesie, sia le tue che quelle di altri autori, sui gruppi presenti in Facebook, ho modo Assieme. mi dà modo di confrontarmi e di apprezzare anche le poesie degli altri. Grazie, altrettanto anche quando pubblichi tu le tue. Ce ne sono parecchi molto bravi, Ah molto sì, no, bravi, ce ne sono. compreso te. Grazie. Allora io adesso faccio la chiusura. Questa cosina qua della chiusura la taglierò poi. Faccio la chiusura, però poi non riattaccare. Ecco, Sì, che ci salutiamo meglio. Ringrazio Giuseppe Scolese per essere stato qui con noi, avendo le emozioni web radio. Grazie, Giuseppe. grazie a te, Mattia. Matteo, Mattia. Mattia, giusto. Mattia, grazie. Eccoci tornati dopo la bellissima chiacchierata con Giuseppe Scolese, che invitiamo magari nelle prossime puntate a regalarci una lettura di qualche poesia famosa, di qualche passo importante. Ora invece presentiamo questa raccolta antologica,
come vi dicevo appunto all'inizio, è una matematica nuova, se vogliamo, e anche curiosa. La borsa, appunto, edito da Antologica Atelier, voglio leggervi l'estratto appunto della prefazione di Lucia Lanza. Che sia un bauletto o una pochette, la borsa è il nostro armadio portatile. Dalla bisaccia militare alla passeggiata in Boulevard Saint-Honoré, dal supermarket allo shopping, la borsa sta con noi. Privilegio delle donne, utilizzato dagli uomini in versione idonea, la borsa racconta, lei conosce tutto di noi, ma per gli altri è un mistero. Abbiamo invitato gli autori a produrre un racconto, un mini giallo, rosa, introspettivo, favola, sicuri che l'input di questo tema avrebbe sortito molte idee e stupito i lettori. Questo tema, questo oggetto di uso comune e diffuso, è stato contestualizzato dagli autori in tematiche più ampie, dal genocidio al femminicidio, ma anche dall'introspezione personale e poetica del vivere. Il risultato è un ottimo insieme, vario ed avvincente, che mi onora dell'averlo promosso e presentato, e dal quale ho partecipato con la buona compagnia di autori lodevoli. A tutti un sentito grazie per la partecipazione ed un inchino ai nostri lettori. E ora voglio leggervi brevemente uno stralcio di questo libro. Ecco, voglio dire, sono presenti delle poesie di Sergio Basciu, anche mie, Rita Donatini, Fiorella Fiorenzoni, Lucia Lanza e Maria Rosa Oneto. E dei racconti brevi. Oltre al mio, che si intitola La Borsa Scarlatta, Sergio Basciu, Un lauto acquisto incauto e Una semplice vendetta, Fiorella Fiorenzoni, La borsa dimenticata, Lucia Lanza, La borsa dimenticata, La borsa ti ha tradita, Lucia di Trabia, tre racconti bonsai. Voglio leggervi questa poesia. Questa mia poesia è un flash che ho, diciamo così, ho immortalato del 5 febbraio del 2018, quindi recente. E ho scritto così: nella borsa di ieri trovo i ricordi di un domani nuovo ma minaccioso. Nubi all'orizzonte che tacciono a fatica, come le chiavi e i trucchi che porti nella tua sgualcita ma inconfondibile borsa. Simpatica, eh? Quest'altra invece si intitola Dentro di Sergio Basciu. Dentro la borsa, questa mia intima camera, nido della mia anima setata, focolare profondo della mia corteccia, rifugio di sbarrite notti di marea, ripostiglio di nuove occasioni, non faccio altro che riporre le mie certezze diseguali. I circoli viziosi della memoria, le ali spezzate. Gli abbandoni, i miei batuffoli di bellezze d'amore, i coriandoli d'arcobaleno, i fiori di vento e la seta di luna, lo specchietto dal contorno amico di labbra e di sguardi, senza alcun ordine, in un percorso che è la sua misura nel tempo creativo, fremente dietro i bilancieri. Non ve la voglio leggere tutta perché voglio far sì che siete voi a scoprire queste bellissime creazioni, queste bellissime poesie e questi bei racconti brevi dedicati appunto alla borsa che potete trovare su www.lulu.com. Quindi la borsa di Antologica Atelier, una tematica veramente curiosa e particolare, ma che ha sortito veramente delle idee stupende, straordinarie, con poesie e con racconti brevi che lascio naturalmente scoprire a voi. Per la nostra rubrica dedicata ai grandi autori, oggi parliamo di Khalil Gibran. Khalil Gibran è un artista libanese di religione cristiano-maronite, fu un pittore e filosofo che emigrò negli Stati Uniti. Le sue opere, tra l'altro, furono distribuite ben oltre il suo paese d'origine, ben 20 lingue diverse, e i suoi scritti divennero famosi anche perché considerati da molti come perle di saggezza. Ecco, la sua opera più importante è Il Profeta, un saggio poetico del 1923 composto da 26 saggi poetici. Gibran, in molti dei suoi componimenti, descrive la realtà e il mondo con termini e riflessioni spirituali. Il Profeta ha avuto molto successo anche tra i movimenti New Age.
Gibran affermò di voler portare avanti una rivolta contro l'Occidente tramite l'Oriente, una curiosa affermazione che venne scritta durante la pubblicazione dell'opera Il Folle e che mostrava la sua intenzione di combattere contro il decadentismo occidentale che aveva portato al tradimento del romanticismo. Ecco, venne considerato un vero e proprio profeta, capace di instillare perle di saggezza e di suscitare riflessioni e un profondo anche rinnovamento tra le persone. Ecco, vorrei ora leggervi delle poesie di Khalil Gibran. Questa poesia che mi piace particolarmente e si intitola, una sorta proprio di manifesto dell'amicizia, si intitola appunto L'amicizia. Il vostro amico è il vostro bisogno saziato. È il campo che seminate con amore e mietete con riconoscenza. È la vostra mensa e il vostro focolare. Poiché, affamati, vi rifugiate in lui e lo ricercate per la vostra pace. Quando l'amico vi confida il suo pensiero, non negategli la vostra approvazione. Ne abbiate paura di contraddirlo. E quando tace, il vostro cuore non smetta di ascoltare il suo cuore. Nell'amicizia, ogni pensiero, ogni desiderio, ogni attesa nasce in silenzio e viene condiviso con inesprimibile gioia. Quando vi separate dall'amico, non rattristatevi. La sua assenza può chiarirvi ciò che in lui più amate. Come allo scalatore, la montagna è più chiara della pianura. E non vi sia nell'amicizia altro scopo che l'approfondimento dello spirito, poiché l'amore che non cerca in tutti i modi lo schiudersi del proprio mistero non è amore, ma una rete lanciata in avanti e che afferra solo ciò che è vano. E il meglio di voi sia per l'amico vostro. Se lui dovrà conoscere il riflusso della vostra marea, fate che ne conosca anche la piena. Quale amico è il vostro per cercarlo nelle ore di morte? Cercatelo sempre nelle ore di vita, poiché lui può colmare ogni vostro bisogno, ma non il vostro vuoto. E condividete i piaceri sorridendo nella dolcezza dell'amicizia, poiché nella rugiada delle piccole cose il cuore ritrova il suo mattino e si ristora. Orme. I piedi stanchi cercano sollievo. Avutolo, si posano di nuovo a segnare orme indelebili. Benissimo, siamo giunti alla conclusione di questa 13ª puntata di Vento e Emozioni Web Radio. Io vi voglio ringraziare naturalmente nel vostro ascolto, voglio ringraziare per la vostra partecipazione che è sempre veramente grande e numerosa. Non l'ho fatto all'inizio, ma lo voglio fare alla fine e voglio lasciare un ricordo personale per un grande artista scomparso prematuramente qualche giorno fa. Veramente una persona straordinaria, generosa, sempre con il sorriso sul volto e lo dico da, tra virgolette, conduttore radiofonico, quale non sono per professione, ma per pura e semplice passione. Anche se mi ispiro naturalmente a lui nel modo di porsi, diciamo così, in punta di piedi, quando si cerca di presentare, si cerca di presentare nei vari eventi piuttosto che qui appunto nella web radio. Sempre è stato un personaggio per me di riferimento per quella che secondo me ormai non c'è più e che con lui ha chiuso, ovvero sia quella televisione elegante e naturalmente rispettosa degli altri. Quindi un caro abbraccio e saluto a Fabrizio Frizzi. Voglio lasciare così questo mio saluto, senza una sigla di chiusura finale, ma che il silenzio possa giungere a lui.